Una stagione difficile quella con le zebre e ora la nazionale, com'è quest'anno? È una stagione difficile, difficile dal punto di vista dei risultati, ma dobbiamo anche essere realisti nel vedere come questa squadra è stata creata e i meccanismi che sono instaurati via via avanzando nella stagione. Credo che questa squadra, le zebre, abbiano dato la possibilità a tanti giovani di evolvere e conoscere un altro mondo legato al rugby, che era quello dell'alto livello e dell'internazionale. Ad altri ha la possibilità di rientrare in un circuito importante. Personalmente mi ha dato la possibilità di rientrare nel gioco effettivo dopo 2 anni di tra infortuni e altri problemi che comunque non mi hanno permesso di giocare più di tanto e di riuscire ad integrarmi in una squadra comunque con obiettivi importanti, perché oltre all'obiettivo dei risultati c'è comunque l'obiettivo di costruire, no? Un gruppo solido e di dare anche una motivazione, una direzione, no? Nel percorso della stagione. E la possibilità di avvicinarmi, di giocare, di avvicinarmi. Oggi l'onore e l'onore dici tu, nonostante la stagione, dal punto di vista dei risultati, non c'è stato un sicuramente le zebre e la credibilità servono per aiutare soprattutto i giovani a lanciarsi. Rispetto a quando magari eravate più giovani voi, dove arrivate in nazionale dopo un'esperienza completamente italiana, che era internazionali, dove eravate obbligati, dalla fortuna poter andare, eravate obbligati ad andare all'estero per fare il salto di qualità. È stato importante per questa nazionale, per il movimento, l'accesso a questi. Quando si tratta di bambini sei uno dei più attivi. La nazionale sta facendo molto per il movimento, per le capacità, per i numeri, ha reso Rugby famoso, però come dite spesso anche voi, se non c'è la base dietro che spinge e che crea anche potenziali giovani, che cosa manca ancora all'Italia per questa filiera? Magari se non manca, dov'è che si può ancora migliorare? Le attività e gli eventi che si sono creati in questo periodo sicuramente hanno dato una forte spinta nel rendere sempre più popolare nel rugby. E ora c'è questa popolarità, questa propensione dei giovani a partecipare e quindi provare quella che è l'esperienza del rugby, è stata per loro anche degli indicatori di qualità. Perché un giovane deve appassionarsi a questo sport, sia per la collettività, per la capacità di lavorare in gruppo, per i valori che poi ci sentiamo sempre alla bocca, che però in questo caso sono sempre ben presenti, deve anche riuscire ad avere la qualità, la possibilità di evolvere come individuo e come, come,
manca la qualità probabilmente negli educatori, magari negli allenatori a livelli più giovanili, poi si rischia di perdere molti potenziali, perché si vede che i numeri più avanti l'età più diminuiscono i ragazzi che continuano, forse anche perché manca quel... Io parlo di divertimento, parlo spesso di divertimento e quindi il divertimento passa anche per la capacità di attendere a certi obiettivi. Un ragazzino quando va a scuola e a casa o nello sport o comunque sia, gli vengono proposti dei giochi, degli esercizi e un obiettivo da raggiungere. L'evoluzione dell'individuo, l'evoluzione psicomotoria di un bambino dà la possibilità anche a lui di poter raggiungere in maniera collaborativa, in maniera sufficiente questi obiettivi. Il raggiungimento dell'obiettivo, la difficoltà progressiva ovviamente, dà la possibilità anche a lui di divertirsi, di affezionarsi e di legarsi al movimento. Questo è molto importante. Stiamo perdendo la sportività in Italia, stiamo perdendo la capacità di essere sportivi. E quindi tutti quanti nell'insieme, da qui alla scuola, al patronato, al gioco dello scalone nella corte, tutte queste cose devono concorrere a riportare la capacità di muoversi, la capacità psicomotoria nel ruolo del ragazzino che poi si approva di diversi sport. E quindi la capacità sono come delle spugne, più riescono a ragionare dal punto di vista anche fisico, più hanno la capacità di muoversi e di dare a se stessi la possibilità di attendere gli obiettivi. Queste sono cose fondamentali.